goes on and on and on. Bravo amore! Buongiorno a tutti! Benvenuti in questo nuovo video. Amore, ma fai vedere che super capelli... No, ti ha fatto il papà? Belli. Secondo me sono davvero belli. Aspetta che li rifacciamo vedere. Ah, vi starete chiedendo perché Aurora è in magliettina e tu sei in felpone? Guardate la mia situazione fisica e la situazione fisica di Aurora. Aurora è una roccia, io sto morendo praticamente. Amore, sei sfocato il cioccolato sull'occhio. Sì. Però, ora andiamo a prendere una cosa importantissima, una cosa che avevamo già fatto quando Aurora aveva tipo 6 mesi, amore. Quanto avevi? Billy non aveva 6 mesi, avevi tu 6 mesi. Sì, è quello delle impronte, però prenderemo qualcosa anche per Billy, in modo che rimane l'impronta di Aurora e l'impronta di Billy. Quella volta abbiamo fatto il piedino, ce l'abbiamo ancora, poi ve lo mostro. E questa volta dobbiamo fare la manina e la zampetta di Billy. Deve essere qualcosa di bellissimo. Speriamo di trovare quella con la zampetta del cane, perché dove l'avevo vista io era parecchio distante. Però, boh, siamo fiduciosi di trovarlo un po' in tutti i negozi. Amore, c'è un dilemma. Come facciamo? Come fai a salire te se c'è il muretto di là? Sali davanti con papà. Papà sposta un minimo la macchina e poi ti mette dietro, ok? Sì. Sì, dai, sempre sì. No, pipì. No! Aurora, aspetta che papà è anche col braccio rovescio. Tanto apriamo un po' i finestrini, amore, perché è rimasta sotto il sole la macchinetta. Si muore di caldo. Leviamo la musica, che sennò ci bloccano il video per copyright. Ah! Oh, ti piace? Guidi tu allora. No, amore, dobbiamo fare solo 3 metri. Tempo di spostare la macchina. Leviamo il freno a mano. Oh, troppo pesante. Amore, sei la guidatrice nata. Pronta? No, basta il clacson. Guarda, andiamo indietro di 1 metro. Pronta? Lei è abituata, lo facevo sempre in garage una volta. Guarda, pronta, guarda. Ci stiamo girando, stiamo guardando la videocamera che voi non vedete. Hop, ci fermiamo. Mettiamo in folle. Tiriamo il freno a mano, amore. Ok. E spegniamo di nuovo la macchina. Carico la piccola e ci vediamo direttamente davanti al negozio per fare tutto più velocemente possibile, perché comunque sarà qualcosa di divertente, no? No. Ma come non sarà? Sì che sarà divertente, amore. Papà, no, guarda che non è ogni persona che passa vuol dire che la conosci, eh. Oh, siamo arrivati. Dai, giro tonfo. Sala su. Opla. Apri le gambe. Seduta. Hop. Una, due. Amore, non hai mai amato così tanto il pasteggino, però vabbè. Allora, se tu fai la brava, papà compra una cosa che ti marrà un sacco, cioè ti rimane per sempre. È un ricordo bellissimo, amore. Ok, vi porto con noi e andiamo a comprare. Guardate che bel cielo che c'è. Proprio figo. Woohoo! Come sempre, Bimbo Store. Bello, il mondo del bambino, bellissimo. Ah, guardate che sembra Aurora. Quando era piccolina, era cicciottella così. Eri cicciottella così, te? No. Come no? Sì che eri cicciottella così, eh? No. Sì, se non peggio, eh. Vai che entriamo. Alla ricerca. Ah, speriamo di trovarlo. Dovrebbero averlo, perché se non l'hanno qua non saprei dove potrebbero averlo, però. Boh. Allora. Reparto scarpe. Reparto... seggioloni, pensate che sono tutte cose che comunque abbiamo passato. Reparto cool, passeggini, mamma mia che ricordi. Oh, secondo me è qua così, comunque, che sono tipo le creazioni, queste cose qua. Parlando di ricordi, la vaschetta. Ah, tanta roba. Amore, c'è l'imbarazzo della scelta. Bellissimi. Allora, quale prendiamo? Sì. Allora, questo doppio non trovo il senso. Peccato che non sia quello con la polvere per farlo anche con il cagnolino. Guarda che bello, però. Per le donne incinte è bellissimo questo. Questo è per tutta la famiglia, però. Family touch. Carino anche quello. Però vorrei qualcosa tipo impronta che dopo posso mettere anche l'immagine.
Non capisco le differenze, penso cambi solo il quadretto tra questo, questo, questo. Penso di sì. Però bianco è più... Aurora, questo è bello. Questo è bellissimo. Io voglio questo, mi sa. Questo... Ti sporco praticamente su questo. Ah, qua ti coloro tutta la mano. Te lo attacco in 2 ore è pronta. Papà, la cacca. Ci sta. Prendiamo questo. La cacca. Hai fatto la cacca? Vieni qua. Non è un buon segno. Ho voluto optare per quello da 25. Classico però, perché non mi piaceva quello l'altro. Amore, vieni Auri. Questo, cioè più che altro, bello l'altro. Però vorrei avere proprio l'impronta, quella classica che va di moda. Cioè, voglio questa. Tanto il tempo, anche questo è molto veloce. 2 minuti. Lo prepari, lo stendi e lei si mette sopra. Comprato! Ah! Missione cacca fallita, perché sbaglia ancora ogni tanto a dire cacca. In realtà non ho fatto una mazza. Speravo io che mi dicesse cacca. Anzi, spererei mi dicesse cacca quando sta per farla nel vasetto, in modo che sarebbe una grande soddisfazione. Arriva, arriva amore. Siamo arrivati a casa. È passata una giornata, mettiamo, perché fuori faceva brutto tempo. Amore, allora sei pronta che proviamo a fare questo? Ah, guarda, c'è anche tu. Quindi sarebbe da, from, per. Penso sia così, eh. Allora, apriamo, guardiamo com'è. Questo è molto carino. Oh, allora, qua c'è la pasta. Qua c'è il mattarello. Questo sarà il quadretto. Che bello, amore! Qua ci va la foto e qua ci va il lavoretto, secondo i calcoli. Facciamo che Aurora... Ah no, è rovescio. Qua ci andrà il lavoro e qua ci andrà la foto. Domanda, come si apre? Ah, ci sarà questo che scorre. Bellissimo, guardate. Carino. Guardiamo questo. Dovrebbe essere uguale, giusto? Ah, con magnete, amore. Sì. Qua mi ho messo il lavoretto. Quindi, poi ovviamente il verde va levato. Tata, domani dobbiamo andarci a fare, a stampare una foto di queste dimensioni, eh? Lo mettiamo così e papà lo tiene con Aurora. Guardate l'intelligenza. Esatto, amore. Mettiamo così. Guarda, però facciamo così adesso. Ciao, Pulce. Ciao, Pulce. No. Bello lo stesso. Questo dai papà, però, guarda. Tu tieni questo. Questo qua che c'è il vetro. Facciamo che lo tiene papà, va bene? Questo papà nasconde qua sotto. Lasciamola. Tieni questo. Ora dobbiamo capire come funziona questo. Qua ci sono le istruzioni. Allora, bisogna prenderlo, aprirlo e stenderlo. Vado a prendere un... tipo... un piatto qualcosa, in modo che posso stenderlo tranquillamente. Va bene, così facciamo tutto qua in camera? Arriviamo. Papà ha trovato quello che la nonna usa per fare le tagliatelle. Quindi lo mettiamo così. Ci mettiamo in ginocchione. In ginocchio, in ginocchione. Allora, secondo i casi, va bagnato, tata? No, va maneggiato per 30 secondi. Quella. Ah, poi andrebbe lasciato sto il sole, quindi comunque la creazione la vedrete a 3/4, non vedrete solo dentro la scatola. Allora dobbiamo fare piano là. Prepariamoci il mattarello. Fai tu quel mattarello. Fai tu. Papà, c'è quello che hai i cappellini davanti, ciccina. Bella come il sole così. Anche se è azzurro, chi se ne frega, vero? Papà. Per lavorare dobbiamo avere tutto libero. Puoi, certo amore. Wow! Guarda che non si mangia, eh. Aspetta, c'è una scheggetta, tipo. Vieni. Con questo devi fare così. Prova a fare così, guarda. Dammi. Prova. Brava! Piano piano, dai. Dai. Allora. Abbiamo perso la... papà l'ha messa qua. Allora. Maneggiarla per 30 secondi, poi stenderla. Sì, tata. Fa anche papà. Allora, è particolare. Ho capito giusto, vero, che devo maneggiarla.
Sì, devo tipo arrotolarla, fare modi, devo fare a modi pallina per 30 secondi. Sì, sì, amore, guarda, fa papà, 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 papà. No, 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 Aurora, questo no, Aurora. Guarda, guarda papà cosa fa. Tu guarda, papà deve fare una pallina. L'hai visto? Sembra gomma pane. Sono sincero. Papà? Dimmi, prova piano, dai, piano, piano, fai pallina. Guarda, dammi, dammi le manine. Gli fai la pallina. Dai, brava. Che brava che sei. Amore, mannaggia, ti vieni un po' le mani sporche. Ora, dammi qua, guarda cosa facciamo. Abbiamo un pochino maneggiata. Amore, dobbiamo stenderla. Pronta, guarda. Dobbiamo un po', tipo, tipo un pochino stenderla così, tata. Aspetta, papà. Esatto, tira con questo, così. Dobbiamo far dargli la forma più liscia possibile. Aspetta, 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 guarda. Come facciamo a capire se ci sta dentro? Allora, pronta? Guarda, aspetta, 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 amore. Fai fare a papà questo. Guarda, guarda che bello. Wow. Guarda, guarda. Vuoi far te? Sì. Dai. Amore, hai messo tutte le ditine però, guarda. Guardate, ha messo tutte le ditine. Dobbiamo rifare veloce, prima che ci asciughi, va bene? Fai fare a papà un attimo. Amore, papà l'ha dovuto fare in cucina, ti metto solo rinai. Allora, abbiamo un colpo solo, quindi devo prendere la manina di Aurora e schiacciarla. Sei pronta? Dammi la manina destra. Dammi la manina. È bella pulita? Sì. Non toccare, guarda, pronta? Metti la manina. Schiaccia! Schiaccia, amore! Via! Amore, la tua mano! Guarda la mano di Aurora! Guardate! No, 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 amore, non puoi più... Lo so che adesso, tu adesso piangerai, però è un ricordino. La manina di Aurora, guardatela bene. Amore! Adesso dobbiamo metterla ad asciugare. Eh sì? Amore, funziona così, giochiamo con quello però, ok? Diciamo che te lo sei meritata, guarda, ci sediamo qua. Guardiamo che cos'è questo giocattolo. Poco felice, vero? Questo è un giocattolo che mi compra la nonnina, amore. Papà sta cercando di aprirlo. Mi raccomando, ragazzi, fatelo anche voi a casa, anche se non avete un figlio. Fatelo con il cane, fatelo con qualsiasi cosa. Tanto è tipo una gomma a pane. Sto cercando, sto cercando di aprirlo, amore. È un materiale bellissimo e quindi comunque vi resterà il ricordo dell'impronta della zampa o della manina. Stupendo, davvero. Noi ce l'abbiamo di là in sala, quello piccolo, 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 quando Aurora aveva tipo 6 mesi. Però non era molto grande come solco, perché comunque avevo paura a schiacciare la manina di Aurora all'epoca. Ora che Aurora è grande e schiaccia tutto lei con la manina, è venuto davvero, davvero bello, vero? Come detto, qua non so farmi capire. Guarda, facciamo così. È durissimo. Ok, papà ce l'ha fatta, guarda. No, scherzavo, papà non ce la faccia, non ce la faccia mica. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti. Oh mio Dio. Noi ci vediamo domani alle ore 14:15, come tutti i giorni. Vai dentro col dito. Con un nuovo video diverso dal solito, amore. Qui da Mike, Bau e Aurora è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!